Ciao, benvenuti nel mio studio. Io sono Andrea Accardi e insieme a Roberto Ricchioni sono autore di Ciambara, una serie che spero conosciate già. E se così non fosse, però, vuol dire che sarò qui a darvi qualche informazione nella speranza di stuzzicare il vostro interesse. E la serie Ciambara, che ormai ha una cadenza annuale, racconta le vicende giapponesi di una banda di giustizieri durante un non meglio precisato periodo Edo. Il termine Ciambara, che significa letteralmente combattimento con la spada, deriva dal suono onomatopeico del clangore delle katane. Riferito al cinema, però, definisce anche un genere. Come per noi può essere il filone dei film di cappa e spada o per esempio anche il western. Tra parentesi, a dirla tutta, questo col western non è l'unico punto in comune, ma magari lo vediamo un'altra volta. Attualmente, la serie vera e propria si costituisce di due albi, che sono Il lampo e il tuono e Le spade del tradimento. Il secondo album, sotto la supervisione mia e di Roberto, è stato scritto dalla bravissima Gabriella Contu e disegnato altrettanto bene da Walter Venturi. A queste due storie, però, si devono aggiungere i due episodi usciti per la collana Le Storie, che sono La redenzione del samurai e I fiori del massacro. In breve, questa banda di cui prima è formata dai tre protagonisti dei due titoli apocrifi, ovvero Ichi, il massaggiatore cieco Lanma o Jatō in giapponese, sotto le cui mentite spoglie si cela un formidabile spadaccino, il giovane samurai Tetsuo, che sembra destinato a restare eternamente l'allievo, e Jun, la kunoichi, la donna ninja, che una sete di vendetta ha trasformato in una letale assassina. A questo assortito trio si aggiunge il nuovo protagonista, il Raiju, la bestia tonante, Daisuke, un gigantesco ronin rozzo e selvaggio, di cui si sa ben poco, giusto che odia essere associato al termine samurai. La figura di Ichi si ispira chiaramente al personaggio letterario di Zatoichi, partorito dalla penna di Shimozawa Kan, nella prima metà del secolo scorso. È conosciuto in Italia grazie all'omonimo film di Takeshi Kitano. In quanto disegnatore della serie, non vorrei raccontarvi più nulla riguardo alla storia. Semmai, visto che ci troviamo proprio nel mio studio, posso mostrarvi il mio metodo di lavoro, che sicuramente sarà simile a quello di molti miei colleghi. Ma tant'è, visto che siamo qui, ne approfittiamo. Questo è il librone in cui raccolgo, una volta terminata, tutto il materiale di lavoro. Queste sono le sceneggiature di Roberto, sulle quali io abbozzo appunto i primi storyboard, che mi saranno utilissimi per definire un po' meglio quelle che io chiamo ancora le bozze delle matite, che sono queste. Per esempio, ve ne mostrerò ancora qualcun'altra. Sono delle vere e proprie bozze per me, anche se qualcuno potrebbe dire che sono quasi delle matite definitive. In un certo senso lo sono anche. Il problema è che
visto che le disegno su questa carta, non posso chinarle, quindi sono costretto a ingrandirle e stamparle con una percentuale di ingrandimento maggiore e rilucidare la matita sul nuovo foglio e quindi chinarle. Più sono definite queste matite, più mi sentirò sicuro nel momento in cui vado a inchiostrare, perché è questo qui il vero motivo per cui queste matite sono così definite. Ed ecco qui qualche tavola originale, sulla quale forse potete notare questa parte più lucida. Una pellicola che io applico sopra le tavole, alcune volte semplicemente per proteggerla, visto che uso anche una matita grassa, altre volte invece proprio come un livello superiore su cui poter lavorare, nel senso che su queste pellicole io posso stampare un retino che mi sono creato e quindi poi appunto metterlo sopra il disegno per dare dei toni di grigio, oppure addirittura posso lavorare con un pennello e della china, posso disegnare sopra la pellicola ed eventualmente con la lametta grattare via le parti che non mi servono. Questi sono solo degli esempi. Attualmente mi sono dato anche io al digitale, ma tento di fare esattamente quello che facevo prima a mano, cioè una volta che ho disegnato la mia tavola, vado ad applicare il retino proprio come facevo prima. Ecco, questa è la mia tavola in bianco e nero, semplicemente col tratto. E lo stesso retino che io stampavo per le pellicole, adesso lo metto direttamente sulle tavole, cioè quindi senza passare dalla stampante, ma semplicemente da file a file. E questa è la conclusione, per esempio, di una vignetta. E voilà, direi che più di questo per oggi non posso dirvi, spero di avervi tenuto compagnia. Ci vediamo presto. Ciao!